Ciao ragazzuoli, tutto a posto? Bene? Dai, oggi facciamo una bella rigenerazione del Flash e Vapor, il V2, con l'amicrocoil cotone. Almeno già ho montata qui dentro la via, l'amicrocoil, con una punta da 1,8. Quindi vi consiglio di comprare un rod di questi qui, un coso di questi qua, dei cinesi, un paio d'euro, c'è le punte da 1 fino a 2,4 per fare le micro coil, da 3 fino a 3,5 per fare le macro coil. Io l'ho fatta sulla punta da 1,8 col canter 0,30, 5 spire su meccanico 0,9. Precisa, proprio bella, bella precisa, 0,9, 0,87, 0,89, quella cifra lì più o meno, su meccanico vada Dio. Allora, come lo facciamo? Micro coil e cotone, abbiamo detto. Io ho appena montato, se fa un'idea, abbasso. Con le mie tecnologie abbasso l'iPhone, lo faccio in videorama, così vediamo bene l'ambaradam. Ecco qua, così. Perfetto. Allora, questa qui è la microcoil, questa qua. Va montata lateralmente di fianco, appoggiata, e dopodiché va fatta risalire su. Si riporta su, faccio di qua che così non si blocca, ecco. Allora, così va montata sdraiata, dopodiché la riportate su in questa posizione, in modo che il cap dell'aria, il foro dell'aria, vada a combaciare con la resistenza come altezza, ecco qua, così. Vada a combaciare con la resistenza. Dopodiché provi. Se va, va bene, ma che roba! Wow! Questo qua è un piccolo sole. Tempi gli eccessi del filo e prendiamo il cotone. Ora, il cotone, contrariamente da quanti pensano, va messo nella misura giusta. Non deve essere né troppo largo che faccia fatica a entrare, né troppo stretto che ci balli. Quindi fate un pezzino di cotone, infatti la sua wick e lo provate a passare dentro. Se non passa dentro, che è troppo stretto, l'arc, se è troppo l'arc, tra chi fate un bel invito così, ecco qua. Se passa minga dentro, allora togliete un po' di cotone, lo twistate un po'. Così è un po' troppo. Allora, tiriamo via un pochettino. È semplice, vedete, tira via proprio uno sbris, uno sbrisolino. Facciamo un po' più sottile, no? Un po' più sefina. Vediamo un po' adesso come è l'ambaradam. Ecco qua. Attwistiamo. E lei va dentro, ecco fatto. Così è abbastanza. Poi tagliamo a filo vaschetta da una parte, vedete? E andiamo un po' ad allargare. Così. Da questa parte invece lasciamo un baffettino che gira dietro, che da pescare le goccioline che cadono. Quindi tagliamo via, zacchete. Ecco fatto. Questa è la sua parte centrale, la sua base, bella e pronta. Del flash e vapor, andiamo a allargare anche questa parte qui, in modo che peschi bene, che si bagni bene. Dicevo, troppo cotone non va bene, perché non va bene? Perché fa da serbatoio, ma da serbatoio che non rilascia però, tiene tutto quanto lì fermo. Ma che bello. Una cosa importante di chi usa cotone, quando usate il cotone, mai farlo andare a secco, quindi bagnarlo prima, bella bagnata. Perché ovviamente essendo una fibra naturale abbrusa, no? Brucia. Ecco qua.
vediamo ancora un pochettino, e adesso andiamo a fare la parte sopra, la parte intermedia del flash evapor, che è questa qua, che è questa qua. Allora, da qua devo passare le due wick che vanno a sgocciolare sulla resistenza. Come si fa? Ancora cotone. Qua bisogna essere un po' più abbondanti, perché deve fare una sorta di strozzatura. Così è troppo abbondante. Ecco. Deve fare una sorta di strozzatura, perché se è troppo poco passerà troppo liquido. Invece deve solo, appunto, fare da serbatoio, deve bagnare, no? Deve bagnare perché? Perché i due fori, quando sarà montato sopra la base dell'atomizzatore, andranno in corrispondenza perfetta con i due lati, qui e qui. Ecco fatto, facciamo la pistatina. Dopodiché si prende il pezzetto di mesh, pezzetto di mesh da un centimetro per mezzo centimetro, e lo si avvolge intorno al cotone, così, in sci, tec, la giratina, ecco fatto, una cosa così. Questo qua non ha un, non serve per livello aromatico, no? Serve solo a far da grondaia, per far sì che, che il liquido vada in direzione. Poi acciappo la pinzettina. E lo tiriamo giù. E mi bagaglio fa un burdel di là, come al solito. E il cascio un denter. Ecco fatto. Deve fare una leggera resistenza. Una leggera resistenza deve fare quando entra dentro. Idem da questa parte, sottiliamo già un pochettino il cotone, che prima visto che era troppo. Facciamo la nostra twistetina. Vabbè, se devo sto coso bianco qua che fa riflesso, ecco fatto. Tec, passung. Ogni tanto ci arriva anche lui, eh. Facciamo questa twistatina col cotone, altro pezzettino di mesh per l'altro foro, che io ho sempre lo stesso di pezzettino di mesh, adesso li ha cambiato, tanto la mesh alla minga male, no? Le fer, una volta che la passi anche lei negli ultrasuoni, l'attrice ultrasuoni, lo sterilizzi, gli togli i sapori, ti sei bella posta. Ecco fatto. Così. Poi la stringidina. E picco un dente anche lei. Così. Da sotto con la pinzetta. E andiamo a infilare dentro. Ecco fatto. Allora, la mesh deve arrivare sempre a filo della base dello sgocciolatoio, questo qua è lo sgocciolatoio, è sempre a filo di questa base qua. Poi andiamo a tagliare dentro, andiamo a tagliare via i pezzettini in più, perché non è necessario che siano così lunghi, basta che rimane un batuffolino che va a contatto con il cotone sotto. E via uno. E via due, vedete? Basta che rimane un batuffolino. Stessa cosa di sopra uguale. Tieni via le orecchie di Bugs Bunny, così e così.
Ecco fatto. Vado giù bene la mesh. 1, 1, 2. E bagniamo anche loro, in modo che sia già a contatto diretto col liquido. Bagniamo sopra e bagniamo sotto. Sopra e sotto bagnato. E andiamo a montarlo. Chi è sulla via, poi metto un po' a posto che in sci, che sono un po' spostato. Ecco fatto. Così, ecco fatto. Quando è bagnato il cotone si lavora meglio, eh. E lo andiamo a posizionare. Qua c'è il suo grano, il suo invito. Vediamo se riesco a farvi vedere. Vedete questo grano qui. Tac, ed è bella a posto. E qua ci siamo. E adesso andiamo a montare tutto, no? Ora mettiamo l'anello distanziatore. È bello che c'hai due rondelle qua, in modo che puoi fare grip insieme, no? Anzi, si può fare anche diversamente per essere più comodi. Innanzitutto montiamo il canale dove passa il vapore all'interno del tank, perché questo qui, il cap, fa anche da tank. La metto il tip e il liquido. L'anello lo montiamo qua sopra. Ecco fatto. E gli avvitiamo il suo bel cap. Voilà. A posto. Lui già potrà andare, siamo belli pronti. E va benissimo, è ottimo, è un dripping da passeggio col serbatoio, si rigenera facilmente, velocemente, ottima resa aromatica, è un bel oggettino, sono Name Basic, sta da Dio. Ciao ragazzuoli, mi raccomando, non fate i bravi. Ciao ragazzuoli!